Siamo con il sindaco di Malgrate, Flavio Polano, e parliamo di viabilità, al centro più che mai dei problemi, delle polemiche di queste settimane e forse per qualche tempo ancora. Cominciamo a parlare del Ponte Vecchio, del Ponte Azzoni-Visconti, dove termina in un certo modo il comune di Malgrate, perché da un lato poi sull'altra sponda c'è Lecco e confinante c'è Galbiate. Come vanno le cose? Per quanto riguarda il Ponte Vecchio, prendiamo atto di questa scelta del comune di Lecco di aprirlo al mattino qualche ora, tenerlo chiuso nella fascia, diciamo, primo pomeriggio, che francamente e onestamente non capisco il criterio che sta dietro questa scelta, per poi riaprirlo al pomeriggio in uscita. È chiaro che da questo punto di vista ha, diciamo così, un po' più congestionato l'entrata e l'uscita, soprattutto l'entrata, perché è chiaro che al mattino, vabbè, molti lo sanno, ecco, ad esempio c'è un piccolo aspetto che se si potesse, come dire, ecco, mettesse un cartello alla discesa, alla fine della discesa della superstrada, con segnalato quando il Ponte Vecchio è aperto e chiuso in entrata e in uscita, questo permetterebbe ad alcuni automobilisti di non usare il Ponte Kennedy, perché sostanzialmente io vedo che tutti entrano dal Ponte Kennedy e pochi al mattino usano il Ponte Vecchio venendo da Val Madrera, mentre chiaramente chi viene da Pescate lo sanno che è aperto e girano. Quindi questo è un aspetto abbastanza minimale che io credo possa però risolvere. Il concetto è di fluidificare maggiormente i flussi di traffico, sostanzialmente, perché le problematiche sono emerse in queste settimane, in questi mesi, da quando appunto Lecco ha fatto questa operazione, non tanto in una situazione di normalità, ma in una situazione ovviamente di traffico molto molto intenso. Oppure, come capita spesso, purtroppo abbiamo il problema della rotonda del Ponte Kennedy, che è una rotonda molto pericolosa e succedono tamponamenti, è chiaro che lì il traffico si intoppa, cioè si formano code, purtroppo. Questo Quindi voi temete ingorghi sul lungolago di Malgrate, no, e su strade vicine? Sì, gli ingorghi cioè le code nascono nella misura in cui ci sono volumi di traffico non indifferenti. È chiaro che se dovesse chiudersi quando si chiude la galleria del Monte Barro, è evidente che lì comunque si formano code, oppure nelle fasce orarie mattine, cioè quindi al mattino quando tutti gli studenti si recano a scuola, e oggi tantissimi sono a compagnia dei genitori, è chiaro che lì il traffico è intenso. Il problema cos'è? È che l'ingresso alla città di Lecco non è ancora fluido, nel senso che quelle opere che adesso hanno, che dicono che vanno fatte, andavano fatte prima, cioè, come dire, la famosa rotonda davanti dietro il teatro, sistemare anche, io credo sia utile sistemare anche la rotonda davanti alla clinica Mangioni, perché anche questo oggi, che non è una rotonda un po', non è una rotonda alla francese, no? È chiaro che sono luoghi che producono intoppi, perché anche lì la segnaletica, cioè lì non è una rotonda alla francese, molti la pensano, succedono spesso dei tamponamenti. Ovviamente un tamponamento lì sul ponte crea immediatamente delle ingorghi, insomma. Ecco. Sono proprio iniziati in questi giorni i lavori per la nuova rotonda all'inizio di via Leonardo da Vinci, tra la vecchia caserma e il retro del teatro, quindi secondo il sindaco di Malgrate questo allestimento di una nuova circolazione, togliendo i semafori e introducendo una rotonda, darà uno snellimento del traffico con benefici anche sulla sponda di Malgrate. Sicuramente, cioè, però ecco, io dico anche, suggerisco, come dico, anche di sistemare, di rivedere anche la rotonda in prossimità della clinica, cioè queste due rotonde devono diventare due rotonde alla francese, in modo che si fluidifica il traffico. Ecco, questo a quel punto si dovrebbe, come dire, tornare a una situazione, diciamo, di accettabile, normalità, insomma, come era prima. Ecco, dopo è chiaro che in occasione di eventi particolari, di feste particolari, è probabile che ci saranno code, ma quello purtroppo non possiamo far diversamente, perché i ponti sono solamente due, quindi il traffico per forza che entra in Lecco deve transitare da questi due ponti, insomma. Ecco, sono due, c'è il terzo ponte e adesso si parla del quarto ponte. Una o due corsie? Allora,
sicuramente il buon senso e la logica, anche se il mio collega De Capitani, vabbè, insiste per, giustamente lui vede il suo punto di vista ed è pienamente legittimo, ma è chiaro che lì ha senso fare un ponte a due corsie, in ingresso e in uscita. Peraltro mi dicono che per come è stato progettato adesso ad una corsia più la ciclabile, la ciclabile può essere tranquillamente trasformata in seconda corsia e quindi, come dire, viene garantito, vengono già garantite le due corsie. No, ha senso fare le due corsie, perché altrimenti tu risolvi il problema in un senso ma non l'altro. Poi è chiaro che lì questo quarto ponte va accompagnato, ma il sindaco di Lecco ne è pienamente consapevole, ne abbiamo già parlato in incontri fra i sindaci, lui deve ovviamente poi sistemare ovviamente lato Bione, vabbè, tutto il discorso delle rotonde interne, insomma, no? delle varie salite e discese, perché è fondamentale questa cosa qua, insomma. L'ultima domanda la riserviamo a un argomento natalizio, mentre il sindaco, che è sempre premuroso, ha dovuto rispondere a una chiamata, vale a dire, parliamo dell'illuminazione. Sì. Abbiamo già dedicato una apposita intervista all'assessore competente, ma anche Malgrate quest'anno si unisce alle luminarie, sì, illuminando, scusate la ripetizione, le quattro componenti tradizionali del suo territorio comunale, dal porto al centro, a Fabusa, al Gaggio. Esatto, nel senso che quest'anno appunto abbiamo come amministrazione, stiamo proprio in questi giorni, ieri hanno fatto il sopralluogo per capire dove allacciarsi e quindi in maniera molto, come dire, cioè abbastanza una cosa semplice, tenuto conto anche del contesto, dei costi eccetera, quindi mettiamo appunto qualche segno di Natale sul lungolago, in prossimità della parrocchia di San Carlo, su via Gudio, in via Gaggio e davanti alla scuola materna, quindi diciamo i punti più principali del nostro paese, per dare appunto questo tocco di Natale che non guasta, pur con tutte le difficoltà e le fatiche di questi tempi, però credo che anche qualche segno natalizio di luce, come dire, la luce per chi ci crede ha un valore profondo, quindi come dire è un segno di speranza la luce, no? E quindi da questo punto di vista è giusto. Quindi buon Natale, contando sui ponti e anche sulle luminarie natalizie. Assolutamente sì.